Va bene. Grazie, se continui il rapporto. La parola al sindaco. Su questa vicenda comunque c'è una certa urgenza, perché i consigli comunali si stanno muovendo di pari passo con questa vicenda. Penso che siamo unanimemente d'accordo sulla richiesta che poi facciamo in realtà al presidente Marrazzo di coinvolgere i comuni di Mitropi su questa problematica. Però eventualmente, se la minoranza vuole darci il suo parere, se no lo facciamo alla prossima seduta di consiglio. Ci fate sapere? Grazie. La parola al consigliere Dani. No, lui no. No, il nostro gruppo non ha niente in contrario a sollecitare la regione a preoccuparsi del caro petrolio. Sottolineo appunto l'aspetto meramente energetico di questa faccenda, e quindi che dovrebbe spronare un po' tutti i consigli comunali, oltre a fare questo, magari appunto a cominciare a predisporre dei percorsi che si portino ad un risparmio energetico effettivo. Comunque per noi va andare bene approvare la mozione. La parola al consigliere Mucciola. Siamo d'accordo, ma adesso sì, la proviamo bene. La parola al vice sindaco Fratturato. Vorrei soltanto prolungarla ai trasporti e all'agricoltura, visto che sono anche due agricoltori, hanno grossi problemi, se anche i trasporti ne permette allargata anche a loro. Mettiamo al voto l'ordine del giorno, se non ci sono altre osservazioni. Chi è favorevole? Scusate. La salvaguardia della categoria sarebbe opportuno che il governo valutasse di 20 euro anche per la testa, lo stesso regime IVA 10% applicato all'azienda prima. Allora, proprio solo la pesca, chi è favorevole? Che come ne importa? Ne puoi guardare? Unanimità. Bello. Proseguiamo, allora, bilancio annuale di previsione. Sì. Prego, consigliere. Grazie Presidente. No, volevo soltanto, siccome sono state le dichiarazioni del sindaco, volevo far rilevare un paio di cose. La prima, si sente? La prima è che lei ci ha riferito che ha avuto dei colloqui con la Porto Romano, ma qui ancora non è stata insediata la Commissione Speciale Porto, quindi non vorrei che appunto, insomma, come al solito, no? la testa di questa amministrazione corre in avanti indipendentemente da quello che pensano gli organi collegiali del Comune. Per cui questo, non solo, vi ricordo che abbiamo chiesto anche una commissione per il cementificio, perché appunto vorremmo seguire, se è possibile, tutte le fasi di dibattito, di accordo con la società. Non solo, ma vi ricordo anche che per firmare una convenzione urbanistica
che riguarda insomma una variante urbanistica, perché il porto non è quello previsto dal piano regolatore, e per l'area interessata insomma, si sono sollevati molti dubbi anche all'interno dello stesso Consiglio Comunale nei vari anni che si sono ricevuti, perché c'è bisogno, lì ci sono degli interventi seri anche sui corsi d'acqua che provengono appunto dall'interno, e quindi è necessario che ci sia una valutazione di impatto ambientale per l'opera in sé. Dopodiché appunto le ricordo che la commissione speciale porto ancora non è stata insediata. Grazie consigliere Dani, la parola al sindaco. Sì, solo per una breve risposta. Beh, merita le commissioni, forse non ti stai dimenticando che va presentata una mozione da parte della minoranza e poi approvata in consiglio, non è che istituisce il sindaco o il presidente del consiglio o qualche altro organo. Se presentate la possibilità di fare presenteremo questa, perché pensavamo che siccome si è discusso il consiglio comunale scusate, dove la votiamo la commissione se non in consiglio comunale? Io non c'ho proprio su questa nessuno sta firmando le mozioni, c'è stato solo un primo incontro, vi sto comunicando che c'è una disponibilità da parte della società intanto a rivedere quelle che erano le posizioni di forza che erano state intraprese con la passata amministrazione. Mi sembra tutto sommato che per i nostri, per coloro che sono pure sicuro del porto, sia una notizia quantomeno positiva, visto che l'aspettavano come iniziativa. Per tutte le altre commissioni, poi hanno sempre discusso in consiglio comunale, non è che basta citarli, io addirittura non so se ti ricordi, feci una mozione, ho risposto di sì, nonostante tutto non si fece la commissione, quindi intanto facciamo la mozione per predisporre la commissione, poi la votiamo e poi opererà come tutte le altre commissioni. Grazie. Ci sono altri interventi, la parola al capogruppo Maggi. Una precisazione che ritengo opportuna nell'ambito dei rapporti maggioranza-opposizione e comunque nell'ambito di quella che deve essere l'attività amministrativa. Io comprendo e trovo molto giusto che l'opposizione per alcune tematiche che hanno grande rilievo amministrativo e per la nostra città chiedano delle commissioni, però io direi un attimino, cerchiamo di razionalizzare questa cosa, non è che per ogni cosa di grosso rilievo possiamo fare commissioni ad hoc, ma non perché non si possano fare, perché secondo me stiamo un po' stravolgendo quello che dovrebbe essere la divisione dei ruoli e comunque la diversificazione delle responsabilità. Ad esempio, il cementificio non è che non meriti una commissione, secondo me merita prima un approfondimento da parte di oggi governo della città o altre cose che potrebbero venire nel futuro. Non è che per ogni cosa c'è da fare una commissione, capisco anche la diffidenza naturale e giustificata delle minoranze, sono stato anch'io 3 anni in minoranza, quindi posso capire stare di là che vuol dire, però i ruoli sono nuovi, non perché qualcuno li decide, perché sono istituzionalmente diversificati. Quello che è il giusto diritto della minoranza o dell'opposizione, che è un termine che mi piace di più, dell'opposizione a valutare il nostro lavoro, è istituzionalmente regolato in altri modi, cioè ci sono le commissioni consigliari, ci sono le riunioni di capigruppo, ci sono le interrogazioni, ci sono le mozioni. Dopodiché la maggioranza va avanti, perché se noi ci andiamo a impastogliare per ogni cosa di grossa rilevanza in commissioni di qualsiasi tipo esso siano, si rischia di rallentare i lavori, e questo, guardate, non è un fatto per sfuggire, non è questo un metodo, un modo per sfuggire al controllo della minoranza o dell'opposizione, che è termine migliore, quindi è il modo per governare, secondo me, in maniera più spedita e prendendosi una volta tanto le proprie responsabilità. Quindi non, per ogni cosa importante non chiedeteci sempre una commissione, anche perché queste commissioni di approfondimento sono le solite cose, facciamo una commissione, era il modo migliore per dire prendiamo una cosa e lasciamola là. Siccome il metodo